Fai il giro, dai, intanto facciamo vedere. Stanno preparando. Allora, questa è la parruccheria delle donne. Scusami. Nulla. Sempre con il nostro personale, ovviamente. Qui, soprattutto le ragazze nigeriane passano molto tempo tra loro, a fare treccine, oppure per il servizio lì. Ma questa è la parruccheria? Sì. Attenzione ordinaria che è la vita. Ragazzi, si sono accorsi, no, era quel periodo. Dai uomini un po' più complicato hanno anche loro la barbetta interna, il Diego più controlli, si consegnano veramente, 2-3 volte a settimana, quindi mercoledì e venerdì hanno il servizio barberia dedicato, poi se deve partire ovviamente. Questo per evitare io volevo vedere quanti sanno farsi il contropelo. No, ma questo è per evitare episodi di autolesione. No, loro però si è evitato, non hanno le macchinette, hanno soltanto se posso imparli un accuso. Buongiorno. Buongiorno. Ascolta. E io, qua, io ho scappato con mio marito, 6 anni, andata nel Marocco, mio marito sempre va a pregare, io ho andata via, andata, prima non c'è Fibulino, non c'è il documento e il passaporto, andata a domiciliare in casa, mio amico, hai fumo droga, tu lì, arrivato qui di sé, tu no, spacci droga, andata 2 anni, 4 mesi, dopo andata lì, centro 4 mesi, dopo ancora 2 mesi, 6 anni, io che ho fatto? Io mi ho sentito una cosa, io non ho fatto niente. Perché stai qua? Io non ho famiglia, non ho soldi, non ho niente. Niente più, però io non ho fatto niente, vi giuro, non ho fatto niente io. Non c'è i commenti, non c'è il passaporto. Cosa le dicono, signora, quando lei qui, cosa le dicono? Allora, io non ho fatto niente, perché stai qua? E non c'è i commenti, sì, però 4 mesi, sì, però sei, adesso ancora 4 mesi, sono andato nel tribunale 2 mesi, non c'è fatto prendere un cappuccino, non c'è fatto una sentenza, e ho scappato con mio marito, sempre vai che chieri, vai pantaloni, ma vai al lavoro, andate 6 anni, andate a vedere il Marocco, ma tornate qua, a voi. Sono tanti casi. Beh, certo. Il centro è purtroppo. C'è di gente che sta qui semplicemente perché non ha ovviamente i documenti e si attende. Cioè hanno aperto la mensa. Poi uno per uno. Memoria, perché poi ormai sono pochi. Si vive quotidianamente, no? Che la persona giustamente non si arrende, non è che se va oggi a parlare poi non ci arriva dopo domani. No, e quindi problema, poi diventa un fatto. Voglio dire, è un problema formale che è importante. Sì. Ma anche di contenuti, che gli potete raccontare? Noi condividiamo con loro, certo, il dramma che stanno qui, dopo certo, con l'ufficio immigrazione, cioè, lavorano. Sono in condizioni, non sì, siete in condizioni di rispondere? No, vabbè, che no, di dare no, niente, gli rispondiamo in modo di nemmeno la previsione. No, la previsione siamo abbastanza realisti, noi la risposta gliela diamo in modo diverso, nel senso quando ci raccontano le storie, sì, ci crediamo, voi no, ci crediamo automaticamente a tutte le storie, anche le storie certo, che a volte possono certo, magari fa uscire un sorriso, di magari, certo, però noi ci crediamo a tutte e quindi li aiutiamo a farle emergere queste storie. Ma è vero, ma tuo marito dove sta? Quindi l'assistente chiama al carcere, vede, no, questo è un lavoro. Quindi è un fatto di professionalità sì, che si compie. No, questo noi ce lo mettiamo come vanto, ci mettiamo no, certo, la faccia ma, con i fatti, insomma. Che, questo è quello che è le risposte nostre, che cerchiamo di contattare il suo avvocato, ma è vero, certo, l'avvocato ma gli ha fatto questa richiesta, oppure il familiare, il cugino, la mamma, perché poi che hanno figli e non l'hanno fatto emergere. Poi dipende anche se c'è a Roma, c'è a Roma. Oppure quando arrivano i casi particolari come la signora che magari vengono dagli istituti penitenziari, abbiamo la difficoltà ad avere le cartelle cliniche. È un dramma che arrivano i casi al di fuori dopo della vita che li aspetta. Ma quello voi fate riferimento alle ASL? No, lì facciamo riferimento alla vita. Alza il telefono, no, i fax. La cartella clinica. Ah no, quello è il primo impatto. Qualsiasi facciamo riferimento, noi mandiamo a visita. No, no, noi mandiamo a visita. No, ma perciò dicevo la volta. Non so se succederà più, perché il Ministero degli Interni ha fatto una scelta diversa.
sa che sono usciti i famosi bandi a ribasso in Italia, quindi tutte queste cose non sono più previste di fatto. Quindi l'ospite rimarrà dentro così. Dicendo, verificare le condizioni di salute di chi arriva. Sì, quello è il primo screening obbligatorio, lo facciamo all'istante, ma dalla mattina dopo. Ma siete in condizioni di fare l'istante? I nostri medici, poi è stata una scelta che ci siamo trovati, stanno facendo, che il nostro personale lavora al 90% presso i pronti soccorsi di Roma, sono assunti da noi a partita IVA, quindi hanno anche una professionalità. Vuol dire grandi carceri, sì, hanno il problema che il medico di turno molto spesso non ci può essere. No, è obbligatorio per tutto. No, prima dell'ingresso è obbligatorio l'avvisamento. Se non c'è l'avvisamento non facciamo l'ingresso. Come le dicevo, i medici. Allora questo è importante. E cosa succede se non fate l'ingresso? Rimane di là, abbiamo la certificazione, tant'è che la scorta che lo porta non va via perché il nostro medico non ce lo può rimanere qua. No, perché appunto dalle altre parti, proprio dove sembra che la struttura sia industrializzato, diciamo, lo troviamo nel tutto, tutti i colori. Adesso le faccio vedere, ma no, il screening è contemporaneo. Marco Pallucci, dice no, la scrivina la voglia. La luce è quella, sì. E lo bianco, sì. Ma sta qua, sì. Eh sì, perché quel buco è fatto con Coratini, non c'è cemento armato. Le reti, non c'è. Anche avanti, vedi, cioè, noi ho dovuto far chiudere per ridurre il numero dei presenti per evitare di farli stare in un posto, le rovine di Pompei, insomma. E tutti che non metteranno i soldi. Loro qua circolano. Sono liberi, sì, loro arrivano tutti, questo è successo il 18 febbraio. Quello è uno splendido muro di cemento armato finto buttato giù a spallate dai nigeriani che hanno fatto la rivolta, fatto di foratini, però sembrava di cemento armato, sembrava, sì, sembrava. Era stato fatto passare per cemento armato, non mi fregato, però a spallate, certo, hanno capito che o avevano spalle perfetti, proprio precisi, la ditta
fatto un non hanno strumenti da lavoro e da carpentieri, per cui la ditta sarà stata pagata velocemente a mano. Ciao. Questo non lo sappiamo, l'abbiamo segnalato. Allora, questa struttura nasce nel 98. È stato segnalato a chi di dovere. Conoscendo le dinamiche un po'... Lo stesso 18 febbraio, la sera... Ciao. Ma non posso anche mangiare. Nigeria. Ma siamo rovinati qua. Adesso ho fatto panella. Bangladesh. Yunus. Freedom fighter, you are a freedom fighter. Freedom fighter. 10 anni qua Italia, Roma, vivi. Non fatto niente, perché manda a fare. Come va? Vedi come ci trattano qua, no? Trattano benissimo, come animali, no? Guarda, loro, quelli che mi trattano bene, io ho i figli nati qua, loro sono vittime come voi. Sì, io ho i figli nati qua, loro. Sono nati figli qua, cioè. Sono 25 anni che sono in Italia, sono più italiano io che tante altre persone. Non possono fare questa cosa, io penso che non possono, perché già ho preso due avvocati e voglio combattere fino alla fine. E non vediamo che succede. Hai già pagato il galera e ce l'hai mio bambino fuori e sono qua alla fine, a Ferrara. Sì, ho già fatto il carcere, ho uscito. Quanto c'è? Mio bimbo, 7 anni. E sto pagando ancora, ho fatto il carcere, ho uscito dal carcere, sto pagando ancora un'altra carcere, ma non è una vita così. Io non voglio niente, voglio la mia bambina e vado ai miei paesi. Se voglio che vado ai miei paesi, vado lo stesso, non c'è problema. Noi abbiamo una lotta non violenta perché il potere vuole invece il 18 febbraio sempre, è il potere che vuole che perdiamo la pazienza e quindi poi rispetto all'opinione pubblica fanno violenza, sono delinquenti. Sì, lo so. Perciò la non violenza, anche con gli scioperi, eccetera, serve, è importante anche nei vostri paesi. Anche lì. Ma vedi anche dove dormiamo, ma dorme a strada meglio da quella posta che è sporca, tutta nera, ma si fa schifo dentro, poi vedi le stanze come sono. Ma voglio dire, lei conosco persino quelle delle carceri peggiori, quindi come sai, le diciamo queste cose, sappiamo come vanno. Siamo bisogno dell'aiuto. Sì, ma voi mi aiutate, ci aiutiamo assieme nel fare un salmo. Questo bisogna capirlo, è la stessa battaglia. Marco, vogliamo entrare? Ci fanno entrare. Perché volevate scappare? No, non è per scappare. Questa non esiste. Perché c'è una parola loro dicono una bugia per scappare. Però loro è picchiato. Come vi trattano qua?
Ma qualcuno questo mangiare fa schifo, anche per dormire. A tutti fa schifo qua. Anche il materasso per dormire non è. Mangia fame da bolognese. Una, come si chiama quello? Non so, come lo fa soletto, mi toglie ogni giorno e cambiamo. C'è qualcuno che ci mi Mi puoi salutare mia moglie per favore? Ciao amore mio Elisabetta, ti saluto, ti amo tanto. Grazie. Sono a punto di tarrai. Ecco, ma come mi dormi? Ma uno? C'è questa cosa, la non violenza, che è civile. Dov'è in Italia? Qua, non è fuori. E è un elemento, una questione che quando tornate nei vostri paesi bisogna tenerlo presente, perché quello è vero anche lì. Noi abbiamo compagni in Mauritania, in Chad, dappertutto. Ma il nostro paese è sumerio da qua, non c'è così. Ogni stanza, vedi? Ogni settore. Che facciamo? Ah, scusa. Sono alzati, hanno preso tutti i materassi, abbiamo bruciato tutto e poi dopo loro, i poliziotti hanno chiuso i cancelli, hanno buttato quelli di fuoco. E poi dopo ci hanno preso 10 neri, 6 neri e li hanno presi nel corridoio qua e li hanno massacrati di botte, che io l'ho visto con i miei occhi, li hanno presi, li hanno massacrati e quelli c'hanno proprio il mio avvocato e poi l'hanno mandato in carcere. E questo, tutti questi. Ma tutto è nato per cosa? È una rivolta per cosa? Una rivolta perché sovraffollamento, uno, e poi ci trattano peggio dei cani. Perché? Che cosa vi fanno? Ci portano il mangiare merdoso, che non lo mangiano nemmeno i cani. E se venite a vedere anche il mangiare, fa proprio schifo, non lo mangiano nemmeno i cani, nemmeno le bestie. E non possiamo nemmeno lamentarci, non possiamo avere assolutamente niente, dobbiamo stare soltanto zitti, dobbiamo stare a mangiare con la schifezza, andare in stanza, dormire e basta. È vero che, è vero che qua all'interno, soprattutto del reparto uomini, ci sono dei problemi di razzismo tra di voi? Che magari ci sono delle rivolte interne tra di voi e quindi a volte deve intervenire la polizia o i carabinieri. No, quelli non intervengono, se ci stanno delle rivolte tra di noi la polizia ci guarda e non se ne fregano.
Quelli se, per questo se ne fregano. Ma sono fatti e fabbricati da loro, non è che c'è un razzismo fra di noi, non c'è assolutamente una ignoranza per adesso, solo che loro fabbricano giochi per separare le persone, per non avere una omogeneità. Non siete divisi, quindi quali? No, gli arabi sono di là, i romani sono d'altra parte. Io spiego il mio problema, 13 anni di lavoro, lavoro tranquillo, per una denuncia di fuori mi hanno portato qui, non so perché. Ci sono persone che sono piene di reati, entrano, escano, non capisco le leggi come funziona in Italia. L'Italia non è ancora integrata in Europa, l'Italia è ancora indietro, capisci? E c'è una corruzione trimenti, sia legalmente sia nel Parlamento, non è ancora matura l'Italia. Per questo motivo siamo non qua. Si capisce da dove è nato il razzismo. Sono 13, il razzismo 13 non si capisce da dove è nato, perché si dice dalla Germania, ma non si. Però abbiamo visto che nelle mense ci sono dei menù, ci sono quello, spaghetti col tonno, spaghetti alla pescatora, pasta asciutta. Quando mai? Viene soltanto, venite a vederlo, se vi fanno vedere. Abbiamo fatto un giro nelle mense, abbiamo fatto che ci sono i sacchetti che sono divisi anche per religione. Che soltanto per farvi vedere a voi, per farci vedere. Però sì. In realtà che cosa si mangia? Una schifezza. Che cosa si mangia? Il riso col sugo e basta. Abbiamo fatto sciopero e ci è venuto a mangiare per 2 o 3 giorni e ci è venuto mangiabile. Poi dopo poi dopo è ritornato di nuovo. Quindi si mangiano sempre le stesse cose. Sempre identiche cose. Sempre la stessa schifezza. Quindi diciamo che e noi lo mangiamo perché non abbiamo niente da mangiare. Quindi è un menù falso quello che è esposto nella mente, proprio. E riguardo l'assistenza sanitaria, l'assistenza sanitaria si sente male, ti assistono, sì, quelli ti assistono. E il problema, io proprio tengo le crisi epilettiche, sono là in fondo, io prendo il Tegretol e Zonegran. L'altro giorno è finito, sono stato 3 giorni senza Zonegran, o prendevo soltanto Tegretol. Zonegran sono stato senza Zonegran comunque lei ha richiesto che ha bisogno di questo? Sì, che l'ho richiesto io, l'ha richiesto neurologo. Non è che l'ho richiesto io, non c'è, l'abbiamo richiesta ma non è arrivata, ci arriva a giorni, se a me mi prendono le crisi epilettiche che sono in 5.000 in fondo, possono chiamare i miei compagni, ciao arrivederci, mi posso mordere le labbra e la lingua e mi possono chiamare e non arriva nessuno, se ne fottono chiunque che sia qua. Quindi in concreto invece altra sera abbandonando. Invece sì, siamo abbandonati. Altra sera, proprio non ieri sera, altra sera stavamo giocando io e un mio amico, stavamo giocando con un altro compagno di stanza qua, proprio qua sono venuti 15 poliziotti e io pensavo che era il caso di qualcuno di qua. Invece no, loro sono venuti da noi qua, perché pensavo che noi stavamo facendo del male al nostro compagno di stanza, ma noi non li facevamo del male qua. Ho detto, siamo nella stessa stanza, mica li facciamo del male qua, li facciamo del male nella stanza. Io sono albanese. Sei albanese? Sì. Come mai sei qui? Io sono qua perché ho finito la mia detenzione, perché ho fatto un reato. E mi vogliono... Puoi dire di che reato si tratta? Sì, perché mi accusavano per detenzione ai fini di spacci, che non era vero, però diciamo che mi hanno accusato per questo, ho sbagliato, ho pagato, ho finito la detenzione, è venuta la polizia, mi ha preso e mi hanno portato qua. Ti hanno portato qui? E mi hanno detto, dopo 15 giorni ti portiamo a casa. Io ho detto, non voglio andare a casa io, perché ho dei problemi di là e mi devo curare qua, perché io 15 anni fa, nel 99, io ormai ho da 18 anni qua che sono qua in Italia, sono stato a Reggio Emilia e là ho fatto l'incidente stradale e sono stato in coma per 6 mesi, quindi ormai io sono italiano, se vado in Albania non ho nulla là, io sono meglio l'italiano che l'albanese. Cosa faccio in Albania? Mi devo curare qua, visto che mi sono fatto male qua, perché devo andare in Albania? Dove li trovo i soldi a curarmi in Albania?
curatemi qua, datemi un lavoro qua, e visto che sono invalido sociale, datemi un lavoro invalido sociale, o mi fate del male, mi date, e visto che io ho avuto torto nell'incidente, allora mi mandate a casa. Per quale motivo mi mandate a casa? Perché non ho documenti, non ho avuto il lavoro nel momento per rinnovare i documenti. Io non potevo pagare un datore di lavoro così mi dava il contratto di lavoro. Tu ce l'hai il passaporto? Non ce l'ho il passaporto. Non anche noi che ti pensi di andare a casa, se non ti fai qualcosa da mangiare.